la leggenda del mercante Bescia Schenazzi, approdato sulle sponde calabre tre generazioni dopo il diluvio universale. Figlio di Gomer e pronipote di Noè, scelse questi territori per la loro seducente bellezza e vi fondò numerose città. Bisignano è una di queste. Città d'arte e di cultura, Bisignano è famosa perché patria di Sant'Umile, antica sede vescovile e centro di riferimento mondiale della liuteria artistica. Diverse popolazioni nei secoli hanno lasciato testimonianze archeologiche e culturali, ma gran parte dell'aspetto attuale risale al periodo dei Sanseverino, che tennero il feudo di Bisignano dal 1462 al 1806. Sulla cima della collina, al centro della città, si innalzava il castello aragonese. I principi Sanseverino lo rinnovarono e ci abitarono per lungo tempo. Oggi del castello non resta alcuna traccia. Era di forma quasi rettangolare, con baluardi rivolti a quattro punti opposti dell'orizzonte. Ed eccolo di nuovo, grazie alle tecnologie, sulla collina di Bisignano. Il convento e la chiesa della Riforma risalgono agli inizi del XIII secolo. Fondati dai frati francescani, nel XVII secolo passarono ai frati minori riformati, che ne rinnovarono le architetture. La chiesa ha una navata centrale e una sola navata laterale. Tre massicci pilastri con archi a tutto sesto scandiscono gli spazi. Il soffitto è diviso in riquadri con scene della vita di Sant'Umile. Prestigioso e di grande emozione è il crocifisso realizzato da Frate Umile da Pietralia. Il centro storico di Bisignano è costellato da molti palazzi nobiliari. Il Palazzo Fasanella è tra i più interessanti. D'aspetto rinascimentale, conserva belle decorazioni a bassorilievo sul cornicione. Il suo androne d'ingresso si presenta con un suggestivo scalone. Simmetrico e a tenaglia, accoglie gli ospiti con un'elegante imponenza. Il luogo di ritrovo principale della Bisignano di oggi è il Viale Roma. Lungo il suo corso si possono visitare i principali edifici e monumenti cittadini. Dal viale si accede a diversi quartieri antichi del paese. I quartieri storici della città sono rappresentati dalle otto vele colorate che ornano la collina Castello. Ogni vela è stata dipinta coi colori del rione di cui porta il nome. La grande piazza Collina Castello accoglie il Museo della Liuteria. La sua architettura rimanda alla forma stilizzata di una chitarra. Nel museo sarà conservato il patrimonio culturale e artistico della famiglia De Bonis, rappresentante dell'antica tradizione dei maestri liutai. Il progetto, dedicato all'antico cuore della città, mira a fare della Collina Castello un centro artistico e culturale di richiamo, anche internazionale. La collina, un tempo dominata dal castello, tornerà ad essere il centro vitale della città, riscoprendo il passato e costruendo il futuro.
Buonasera, grazie a tutti voi per essere qui oggi. Un saluto in modo particolare al sindaco, all'intero consiglio comunale, all'intera città di Bisignano. Oggi noi abbiamo il piacere di presentare alla città il socio onorario della banca, il numero uno, l'unico socio della banca in 110 anni di storia che è onorario. Da settembre 2014 Frank Bisignano, che lo salutiamo con un caloroso applauso, lo ringraziamo. Oggi c'è un ritorno alle origini. Salutiamo altresì Mrs. Bisignano, perché è insieme a Frank e noi la accogliamo con grande piacere e grande gioia. Stamattina è stata una mattinata abbastanza interessante. Prima la conferenza stampa alla banca, poi all'Unical ha avuto modo di intrattenere gli studenti di economia e lì abbiamo scoperto, oltre ad una grande professionalità di Mr. Frank Bisignano, una umanità che è fuori dal comune. È quello che è l'umanità che lo sta aiutando a mietere successi in continuazione, perché con la sua umanità riesce a motivare i 35.000 dipendenti della sua First Data, e quindi ci ha emozionato quando ci ha parlato della sua vita e ha intrattenuto gli studenti anche su questi aspetti fondamentali per crescere. Bene, adesso io l'ho già presentato, non la faccio più lunga perché vorrei che fosse l'amministrazione comunale e la città di Bisignano ad insignire il nostro socio, il mister Frank Bisignano, che ritorna alla sua città degli avi, dei suoi nonni. Da queste strade sono partite per l'America e per New York, dove ha affermato e sta affermando tutta la sua calabresità, perché c'ha tanta calabresità nel suo DNA. Grazie, grazie. Iniziamo i lavori del Consiglio di giorno 28 maggio 2015. Maiuri Umile, Rispo Damiano, Algeri Andrea, Sende, Bisignano Fernando, Falcone Francesco, D'Alessandro Mario Umile, Vocaturo Francesco, San Germano Pasquale, assente, Tortorella Umile Francesco, Amodio Claudio, assente, Migliuri Luciano, Fucile Francesco, Villar di Santo Tullio, Nicoletti Luca Antonio, Lo Giudice Francesco e Cairo Roberto. Prego, presenti sono. Allora, con 12 presenti dichiaro aperta la seduta consiliare del giorno 28 maggio 2015. Buonasera a tutti. Saluto il pubblico presente in sala, i colleghi consiglieri, il dottor Frank Bisignano, quale io lo ringrazio per essere qui presente stasera.
Allora, sì, detto questo, diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Sì, come scrutatore nomino il consigliere Migliuri, Nicoletti e Tortorella. Diamo lettura della delibera del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale. Premesso che la Giunta Comunale, con atto deliberativo numero 109 del 4 maggio 2015, dichiarato immediatamente eseguibile, ha proposto al Consiglio Comunale di questa città il riconoscimento onorifico della cittadinanza onoraria al dottor Frank Bisignano per l'alto contributo dato al progresso nel campo economico, finanziario, tecnologico, sociale, umano e culturale, che rende lustro anche alla nostra città, che si onora di annoverarlo quale figlio illustre di questa terra. Ok, do la parola ai capigruppo. Il sindaco, vuole parlare prima il sindaco? Do la parola al sindaco, dottor Damiano Crispo, prego. A tutti. Signore e signori, oggi per la nostra comunità è un giorno importante, un giorno di festa e di vera gioia per tutti noi. In questa solenne giornata, a nome di tutti i cittadini di Bisignano, in virtù di quanto ci stiamo accingendo a fare, avverto sinceri sentimenti di commozione e gratitudine. Ma prima di dare corso al protocollo istituzionale, che ci permetterà di riconoscere la cittadinanza onoraria all'illustre dottore Frank Bisignano, vorrei portare alla luce, in un momento così commovente, alcuni miei brevi pensieri. È doveroso quindi per tutti noi ricordare, seppur velocemente, le storie faticose e drammatiche di tanti italiani, e in particolare degli italiani del Sud, che fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento furono costretti a lasciare la loro terra d'origine nell'intima speranza di trovare più fortuna e sicura dignità in terre lontane e per lo più sconosciute. Dopo aver abbandonato tutto e tutti, si partiva con la morte nel cuore, sperando presto di risorgere attraverso il sacrificio del lavoro, quel lavoro che dà dignità. Questo tipo di sacrificio, appunto, dovrete affrontare e superare il nostro concittadino Frank Bisignano Senior, nonno del Frank Bisignano Junior, a cui noi oggi diamo il giusto riconoscimento. Erano infatti viaggi e giorni pieni di speranze e di lacrime, quelle che i nostri antenati fecero nel secolo scorso. Purtroppo, ai noi, questi viaggi, simili a deportazioni, continuano inesorabili ancora oggi. Noi, infatti, che viviamo sulle rive del Mediterraneo, siamo nostro malgrado ogni giorno testimoni muti
di continui naufragi con decine di vittime. Una strage di innocenti, la cui sola sfortuna è di essere nati in paesi governati dall'odio etnico o dall'aridità umana. Anche io conosco bene questa sventura, poiché pure io, così come tanti concittadini bisignanesi, sono figlio di un uomo, di un padre che fu costretto a lasciare il suo paesino per andare a vivere e lavorare in Germania, la nostra America d'Europa. Lo spirito che spingeva tanti uomini semplici a partire era soprattutto quello di dare un futuro migliore alla propria famiglia, darle giustizia e benessere attraverso l'onesto lavoro, quello che dà orgoglio e giustizia. Questi eroi anonimi che, sacrificando la loro vita, gettarono le basi per dare alle future generazioni la possibilità di vivere nella pace e nella libertà. Il nostro piccolo comune, che nella storica giornata di oggi ricorda e celebra contemporaneamente il sacrificio delle generazioni passate e ancor più l'orgoglio e il successo del presente. Caro Frank Bisignano, la nostra città è fiera di te. Vi ringrazio. Thank you very much. Grazie. Che ringrazio il sindaco, do la parola a chi me la chiede. La parola al consigliere Fucile, prego. Dottor Frank Bisignano, siamo davvero onorati e lusingati di averla qui con noi in questo civico consesso, riunitosi in sessione straordinaria per conferirle la cittadinanza onoraria della città di Bisignano. Un piccolo comune dal punto di vista della densità demografica, ma di origini nobili e antichissime, che può vantare una storia autorevole nel meridione dell'Italia per essere stato un centro importante già in epoca greca-romano. Lo divenne ancora di più dal punto di vista religioso, politico e sociale in epoca medievale, con l'istituzione della sede vescovile, che risulta essere tra le più antiche istituite in Calabria, ed infine in età moderna, divenendo città capoluogo del Principato dei Principi San Severino. Questi ultimi eventi storici vengono ancora oggi rievocati con una serie di suggestive e coinvolgenti manifestazioni storiche organizzati dal Centro Studi Il Palio. Bisignano ha un territorio ricco di risorse e presenta realtà agricole dotate di elevata potenzialità di sviluppo, con una notevole vitalità produttiva e con prodotti agroalimentari di alta qualità. Fiorente è il settore dell'artigianato artistico, grazie alla presenza di laboratori di liuteria, presenti a Bisignano sin dal XVIII secolo, e dei vasai, le cui testimonianze sono documentabili sin dal XII secolo e anche oltre. Anche dal punto di vista del credito e della distribuzione di beni e servizi, Bisignano può vantare un primato da non sottovalutare. La BCC Mediocrati, qui rappresentante dal suo illustre dottor presidente Nicola Paltino, è nata dalla fusione di tre banche preesistenti, la più antica delle quali è proprio la BCC di Bisignano, fondata
il 24 giugno del 1906. Questo dato diventa ancora più significativo se teniamo conto che la prima cassa rurale d'Italia viene costituita nel 1883 a Loreggia, in provincia di Padova. Bisignano può vantare ancora di avere dato i natali a importanti personaggi che si sono distinti in vari settori per qualità umane e professionali, recando gloria e fama alla nostra città. Tra i tanti ricordiamo il beato Proclo, monaco greco del X secolo, personaggio fornito di un'iscrizione enciclopedica. Simone da Bisignano, canonista del XII secolo, compositore della Summa in Decretum, che riordinò la legislazione pontificia dimostrando indipendenza critica e qualità di sistematica. Felice Migliore, chirurgo, filantropo e patriota, fondatore dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza. Sant'Umile da Bisignano al secolo Luca Antonio Pirozzo, simbolo e orgoglio di tutti i bisignanesi, canonizzato da un altro santo, Papa Giovanni Paolo II, il 19 maggio 2002. Dottor Frank Bisignano, da questo momento lei legherà per sempre il suo nome al nostro paese, alla nostra storia, ai nostri uomini migliori. Conoscevamo già il suo prestigio e la sua notorietà, ma fra tutte le cose che di bene ho letto e si dicono di lei, vorrei sottolineare un aspetto che mi ha colpito più di ogni altro e che a mio avviso motiva oltremodo il conferimento della città onoraria. Ogni volta che il mondo vede una persona di successo, nota solo la gloria pubblica e quasi mai i sacrifici fatti in privato per raggiungerla. Lei nella vita si è messo in gioco continuamente, con sacrificio, con impegno, con determinazione. Ha avuto fiducia in sé, crede in ciò che fa, nelle sue capacità, è coerente con le sue idee, le sue azioni. Personalmente penso che il successo raggiunto in questo modo è un'immagine positiva, perché non rappresenta solo ciò che una persona realizza nella sua vita, ma anche ciò che ispira nella vita degli altri. Essere soprattutto un modello per gli altri, per i giovani, un punto di riferimento, in un momento storico molto difficile e in cui tantissimi sono pronti a scoraggiarsi e ad arrendersi di fronte alle difficoltà. Sapere che ci sono persone come lei, che sono riuscite, che hanno messo a frutto il proprio talento, che hanno avuto successo e conquistato i ruoli di prestigio nel panorama mondiale, è importante per invogliare i giovani a non arrendersi, ad avere fiducia nelle proprie forze, nelle proprie capacità, ad avere autostima per raggiungere traguardi importanti, per continuare a sognare. Il riconoscimento della nostra cittadinanza onoraria sia anche ricordo perenne di tutto questo. Grazie ancora, dottor Frank Bisignano. Okay, ringrazio il consigliere Fucile, do la parola al consigliere Lo Giudice, prego. Buonasera a tutti. Caro Frank, io l'ho ascoltata prima alla conferenza stampa in banca, poi alla lezione all'università. Lei ha fatto un discorso tutto incentrato sulla persona umana, sui valori della solidarietà, della comprensione e dell'attenzione all'altro, cosa che non è facile trovare in un momento in cui
l'economia e l'etica sembrano divise tra di loro. In un momento in cui la finanza nazionale e internazionale sembra essere contraria e non a servizio del diritto alla felicità umana. Il suo è un messaggio di coraggio, di rispetto, che ci dà molta energia e ci incoraggia a lavorare ed operare in un territorio difficile come quello calabrese, come tutto il mondo sa. Ma in Calabria, così come nelle altre regioni del sud e in Italia, siamo bravi, come giusto, ad occuparci molto dei nostri punti di debolezza. Ma non siamo altrettanto bravi, invece, a valorizzare quello che di più grande abbiamo, la nostra capacità di incidere positivamente sulla realtà che ci circonda. Creare ricchezza culturale, spirituale e per finire economica, sia per noi stessi che per chi ci sta intorno e per tutti gli altri. Lei ci ha ricordato che bisogna ripartire da qui, dalla capacità di dare valore alle persone umane, a noi stessi, ai nostri luoghi, alla nostra storia, alle nostre radici, e guardare al futuro con ottimismo. Guardare al futuro e non avere paura del futuro. Migliorare il mondo e non distruggerlo. Ci ha ricordato di come è importante incominciare dalla propria famiglia e dalla propria città. Essere gentili e determinati, investendo con passione le proprie energie per migliorare il proprio territorio. E mi ha fatto venire in mente uno scrittore calabrese della fine dell'Ottocento, Luigi Saraceni, che scriveva: «La patria comincia dal paese natio, come l'umanità dalla propria famiglia». Lei ci ha ricordato oggi l'importanza dell'umiltà e del fatto che l'umiltà non è contraria al successo personale né al successo professionale. Lei deve sapere che tra i tanti cittadini di Bisignano che si sono affermati nel mondo, il cittadino bisignanese più conosciuto nel mondo è il santo della Chiesa Cattolica che incarna l'umiltà, Sant'Umile da Bisignano. Dunque grazie per essere venuto a ricordarci che ce la possiamo fare. La crisi economica molto forte che ha colpito l'America e che sta colpendo ancora adesso l'Europa e soprattutto i paesi del sud dell'Europa è il risultato, sì, di alcuni errori tecnici dei governi e delle banche e di tutte le istituzioni coinvolte, come ha detto lei all'università. E sì, dovuta ai cambiamenti avvenuti a livello internazionale. Ma la crisi di oggi è soprattutto il risultato di un convincimento sbagliato, da cui noi popoli occidentali ci siamo fatti ingannare e da cui tutto il mondo si è fatto ingannare seguendo noi, ossia che vi può essere sviluppo, che vi può essere economia e crescita senza etica e senza giustizia sociale, che vi può essere sviluppo al di là della persona umana, oltre la persona umana, a discapito
contro la persona umana. Lo sviluppo e il successo, si è capito benissimo da quello che ha detto oggi, c'è, se c'è, quando si valorizza la risorsa più importante, la persona umana, l'umanità che è in ognuno di noi, quando si dà importanza agli esseri viventi su questo pianeta. Si ha successo vero e duraturo quando si ha rispetto per gli esseri viventi di questo pianeta, a cominciare dagli esseri umani, a proseguire con gli animali, per andare a finire all'ambiente. Io sono fortemente convinto, e l'ho scritto nel libro che le ho donato, che oggi in Italia e soprattutto in Calabria, a Bisignano, nonostante la forte crisi, le potenzialità sono maggiori dei problemi. I problemi ci sono ancora. Alcuni si sono addirittura aggravati, ma le potenzialità sono oggi maggiori dei problemi. E per questi motivi, e proprio perché siamo in un momento di crisi, dobbiamo impegnarci al massimo per tornare a costruire benessere per noi stessi e per tutte le altre persone. Io ho visto in lei la forza dei calabresi e la creatività degli italiani. Lei è l'esempio dell'unione tra le virtù italiane e quelle americane. Se noi imparassimo dagli americani a valorizzare quello che abbiamo, credo che il mondo conoscerebbe un nuovo sogno, il sogno europeo, di un'Europa, di un'Italia e di un Mediterraneo che torneranno a essere laboratori di una nuova umanità, di un nuovo umanesimo. Con questa consapevolezza e con questo augurio la invito a starci vicino. Ci aiuti in questo riscatto, ci stia vicino, non dimentichi le radici della sua famiglia, si tenga in contatto con noi per darci soprattutto coraggio. Investa nel nostro territorio, lo faccia per i motivi che sono scritti nel libro. Da qui, dal sud dell'Italia e dell'Europa, possiamo dar vita a un nuovo sogno. Possiamo rifondare la civiltà e l'economia italiana, la civiltà e l'economia europea di tutto il mondo. Da qui, dal basso, ricominciamo dal basso. Riacquistiamo il coraggio di tornare a concentrarci sulle persone umane, sugli esseri viventi, rispettando quei valori che erano stati insegnati anche ai suoi nonni e che i suoi nonni, attraverso i suoi genitori, le hanno trasferito. Noi possiamo farcela. Yes, we can. Noi possiamo, insieme a lei e a tutti quei calabresi sparsi nel mondo che pensano con sofferenza alla Calabria. Perché, diceva mio nonno in una bellissima poesia, anche lui emigrato in America, che la propria terra di origine è come una madre e quando la madre soffre i figli non possono vivere sereni. Investa qui, ci stia vicino, ci aiuti a far progredire la nostra terra, perché cambiando la Calabria cambieremo noi stessi e contribuiremo a cambiare l'Italia e tutto il resto del mondo. Grazie, concittadino Frank. Benvenuto a Bisignano. Okay. Allora, ringrazio il consigliere Lo Giudice. Diamo lettura della delibera, quindi prima di passare ai voti. Allora, il Consiglio Comunale delibera, per quanto indicato
in narrativa da intendersi qui riportato e trascritto per formarne parte integrante e sostanziale, di approvare, per i motivi esposti in premessa, il riconoscimento onorifico della città onoraria e di concedere quindi la cittadinanza onoraria di questo comune al dottor Frank Bisignano per l'alto contributo dato al progresso nel campo economico, finanziario, tecnologico, sociale, umano e culturale, che rende lustro anche alla nostra città, che si onora di annoverarlo quale figlio illustre di questa terra. Di demanare al... Ok. Allora, data la lettura della delibera, passo alla votazione della stessa. Allora, votiamo per l'approvazione della delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Allora, votiamo per la immediata esecutività della stessa. Favorevoli? Unanimità? Ok, la delibera è approvata. Adesso passiamo il registro al signor Sindaco. L'anno 2015, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 17:15, il Consiglio Comunale, riunito in seduta straordinaria e solenne, conferisce cittadinanza onoraria al dottor Frank Bisignano, nato a New York il 9 agosto 1959, di professione manager, con la seguente motivazione: per l'alto contributo dato al progresso nel campo economico, finanziario, tecnologico, sociale, umano e culturale, che rende lustro alla nostra città, che si onora di annoverarlo quale figlio illustre di questa terra. Il sindaco Damiano Crispo. Ok, allora, consegnato l'attestato, do la parola al dottor Frank Bisignano. Prego. Grazie e buongiorno. Thank you first, Mr. Mayor. Grazie prima cosa di tutto al sindaco. To the board and council. E a tutto il consiglio comunale. To uniformed officials. Tu agli ufficiali in uniforme. My deep gratitude
to what I consider great Italian bankers, the president, il presidente del credito, my friend Leonardo, who runs il mio amico Leonardo, Rubato, the cooperative and the ICREA banking system, che ha creato un sistema who di banca, I owe this tremendous debt as a friend for being here. E devo grazie a lui se sono qui. No, lei è l'interprete. Ah, sì. Okay. Yeah. I've heard a lot about success today. Oggi è una giornata di grande successo per me. And I will share some words with all of you. E vorrei condividere con voi dei pensieri. This is one of the most touching days of my life. Questo è uno dei giorni più commoventi della mia vita. And to me, if you walk in my house, if you come in my home, which is open to everybody here, che è aperta a tutti chiaramente, you'll see a sign. Voi vedete una in the area where everybody eats and drinks, dove tutti quanti mangiamo e beviamo, and it says Bisignano, Calabria, and an Italian flag. E la bandiera italiana. My whole life, tutta la mia vita, I'm Italian. Sono italiano. I never, when asked anywhere, what I am. Quando chiedo in giro che cosa sono, I never say American. Io non dico mai I say Italian. Io dico italiano. Mamma, papà, 100%. And when asked when my family's from, e dove mi, e quando mi chiedono da dove viene la mia famiglia, my mom's from Bidetto, ma mia madre viene da Bidetto vicino Bari, and my dad Calabria, e mio padre dalla Calabria. And to me, that was the most successful thing in my life. E questa è stata la cosa di successo maggiore nella mia vita. The other things are all a chance to give back. E tutte le altre, gli altri successi sono state un'occasione per ritornare indietro. But here in the town of Bisignano, ma qua nella città di Bisignano, it's been my whole life. È stata tutta la mia vita. And you should know, I'm sure there's many other homes. E io sono sicuro che ci sono with Calabres, dove tante altre case dove i calabresi. And Bisignese, e i bisignanesi, who feel the same exact way. Che si sentono nello stesso modo in cui mi sento io. And we could talk about banking. Potremmo parlare di banche. We could talk about technology. Tecnologia. We could talk about innovation. Innovazione. But I like to talk about what I've got from this town. Ma io vorrei parlare soprattutto di quello che ho avuto da questa città. I received the gift of an Italian Catholic family. Io ho ricevuto il dono di una famiglia cattolica italiana. And to me, that was a gift from God. E questo per me è stato un dono di Dio. And to the young people here. E per i giovani che sono qui. My dad. Il mio papà, Alberico Bisignano, Alberico Bisignano, whom my son Henry is named after, da cui ha preso il nome mio figlio, was the son era figlio of Frank Bisignano, di Frank Bisignano, who I'm named after, che, and da he cui was, io prendo il nome, and he was an orphan, ed era un orfano. My dad was an orphan, one of 13, mio whose padre parents era uno died. Di 13 figli, orfano. Whose parents died by the time he was 9. I cui padri, i cui genitori morirono prima che lui avesse 8 anni. So I'm reminded, and I remind everybody, because I look like this today. Sì, io voglio ricordare perché oggi sembro così elegante. It's not where I came from. Ma non è da qui che provengo. Mom managed the house. Mia madre gestiva la casa. On the envelope system, o boost. Le buste, boost. Metteva i soldi nelle buste per ogni. Right? And we didn't have anything. E non avevamo nulla. And all I knew, and I tell that to each one of you. E tutto ciò che sapevo e l'ho detto a ciascuno di voi. All I ever knew was that we believed in God. Tutto quello che sapevamo è che credevamo in Dio.
We believed in being good to people. Dovevamo essere bravi, buoni con la gente. And to go to school and learn. E andare a scuola ed imparare. And here I sit here. E ora sono seduto qui. In a place that I've admired my whole life. In un posto che non avrei mai immaginato in tutta la mia vita. And for you, the youth. Per voi, giovani. The world is your opportunity. Il mondo è la vostra opportunità. You could play anything you want. Potete fare tutto ciò che volete. You can learn anything you want. Potete imparare tutto ciò che volete. Because I am that example. Perché io sono l'esempio umano. And we did not know each other. E noi non ci conoscevamo prima. When I was in the streets of Brooklyn, New York. Quando io ero per le strade di Brooklyn. And you were in the streets of Calabria and Bisignano. Nelle strade di Bisignano. But we were the same people living the same life. Ma voi eravate le stesse persone. Di me, nella and so coming here today venire qua oggi is better than anything in the world I could do. È la cosa più bella che avessi mai potuto raggiungere al mondo. Last evening, ieri sera, I was in Ireland, era in Irlanda, with my wife, con mia moglie, having dinner with the Prime Minister, a cena col primo ministro irlandese, of Ireland, and I don't care if this is on TV. Sì, non mi interessa se era stata presa dalla TV. This is much better. Questo è molto and much more important. È molto più importante per me. Because this. Perché? For the record, I like the Prime Minister very much and we voglio get along well. Voglio precisare che io a me piace il primo ministro irlandese. But this is my family. Ma questa è la mia famiglia qua. This is my family here. Questa è la mia famiglia. And when I go to the university, e quando vado all'università, I just want to integrate those kids into the future system. Voglio integrare I ragazzi dell'università nel futuro, nel sistema. And when I hear about issue and trouble, e quando sento parlare di problemi, I think everybody who's left can come back and help. E penso che tutti coloro i quali sono partiti dovrebbero ritornare. I do that in my town in Brooklyn. L'ho fatto nella mia città a Brooklyn. I go back. Sono ritornato. I bring technology. Ho portato I tecnologia teach. E insegno ai bambini, ai ragazzi. And it's the responsibility of those Calabres who left. Ed è proprio la responsabilità dei calabresi che sono andati For the right reasons. Per giuste ragioni. But to come back and give back. Ma bisogna tornare e ridare indietro ciò che si è ricevuto. And I hold myself accountable. E conto molto su me, su queste cose. To be one of those. Per essere uno di quelli. I feel like this is my home. Io mi sento di essere a casa. I feel very very natural here. Mi sento molto naturale qua. There is nothing ceremonial about this. Non c'è niente di cerimonioso e di artificioso qui. There's something very emotional. È qualcosa here. Di veramente commovente. And the fact, every time I played ball, whether it be baseball or football, ogni volta che gioca baseball o a calcio, on my back was Bisignano. Dietro di me c'è sempre Bisignano. And in that young boy's sulla maglietta, room, sulla maglietta. In that young boy's room, e vedete quel bambino piccolo, hangs a jersey. Yeah, and Jersey, New Jersey. A football jersey, a sì. Baseball jersey, c'è a shirt. La tuta, la maglietta del baseball. With the name Bisignano on the back. Con il nome Bisignano on the back. And so the proudest thing I have. È la cosa più orgogliosa a cui tengo di più. Is the name you gave me. È il nome che mi avete dato. And I wear it every day. E lo indosso tutti I giorni. Everywhere. Dovunque. And I hope I represent you well. E mi spero di, e spero di rappresentarvi bene. We are family. Noi siamo una famiglia. And I do owe an apology for not being here before. E io mi scuso per non essere venuto mai prima. But I commit that you have my heart and soul. Ma voi siete la mia anima. And I will be side by side with you on anything I can help. Io vi starò a fianco per qualsiasi cosa voi vogliate intraprendere. Thank you, and grazie. God bless. E che Dio vi benedica.
Odessa, Pelé. So this is the place where your grandfather was born. These are all gifts. Il presidente.